Multi a Pescara, il mancato dietro front dell'amministrazione Masci rischia di diventare un boomerang. Una recente sentenza della Cassazione spiana la strada ai ricorsi degli automobilisti. Così la presidente del comitato Michela Di Stefano, che assieme alle opposizioni di centro-sinistra ha tenuto una conferenza stampa. Con la sentenza del 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che le multe per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox non sono da ritenersi valide qualora l'apparecchio non sia omologato. Il fulcro della sentenza della Cassazione, prosegue la nota, sta nell'aver chiarito la distinzione tra approvazione ministeriale e omologazione degli autovelox, sottolineando come entrambe siano necessarie affinché le multe siano valide e, come confermano fonti dello stesso ministero, la maggioranza dei dispositivi non ha ottenuto l'omologazione, non fanno eccezione i cosiddetti T-Red. Michela Di Stefano ha chiesto al comune di Pescara di rivedere la propria posizione sulla base di questi presupposti, sia nelle sedi giudiziarie che nel dibattito pubblico. La stessa richiesta è stata avanzata anche dal vicepresidente del Consiglio regionale Blasioli e dai consiglieri comunali del PD. Il presidente del comitato Pescara Colli si era interessato, ha detto: per l'autovelox di via di sotto, che in 6 mesi aveva combinato più di 20.000 verbali con un incasso di 1.700.000 euro. È stato smantellato dopo una mobilitazione sia mediatica che politica, ma soprattutto anche giudiziale. Dopo svariati anni hanno comunque continuato a installare T-Red, semaforici, che hanno due tipi di funzione, sia controllare eccessi di velocità, sia verificare infrazioni legate al semaforo e alla carreggiata. Questi hanno combinato più di 80.000 verbali con un incasso nel 2023 di 9 milioni di euro. Alla luce della nuova sentenza della Cassazione, la 10.505, uscita adesso nel 2024, che definisce questi dispositivi illegittimi in quanto sono solo approvati e non anche omologati. Il dispositivo è lo stesso che è stato utilizzato come autovelox in via di sotto e sopra a San Silvestro. Da parte della Presidente, la domanda al Comune sorge dunque spontanea. Perché questi dispositivi, sebbene ancora illegittimi, siano ancora funzionanti? Posto che poi queste previsioni di spesa di 11 milioni di euro sia fatta sul tartassamento degli automobilisti, perché ancora continuare questa linea che era stata comunque molto deludente già nel 2021? E infine, se ci saranno ricorsi proprio in luce di questa sentenza, come prevedere tutti i mancati incassi, ma anche tutti i possibili costi dovuti eventualmente a ricorsi e giudizi? Intanto è di poco fa la notizia dell'ordinanza con cui il sindaco Mascio ha portato da 4 secondi a 5 il tempo che intercorre tra la luce gialla e quella rossa dei semafori. A questo punto ci si chiede se la sentenza della Cassazione sugli autovelox si applichi anche ai T-Red di Pescara, richieste di chiarimento al sindaco e al prefetto.